falsificato da una legge elettorale che ha fatto entrare in modo non costituzionale una maggioranza parlamentare, un presidente del Consiglio non eletto, malgrado questo servilismo dimostrato, noi chiederemo al popolo. E per questo nella giornata di domani annunceremo un referendum perché finalmente la parola torna a quei cittadini liberi che non mirino, e chiudo, che non mirano alla poltrona, ma semplicemente a una società normale per i propri figli. Grazie. Allora, adesso ho iscritto a parlare il deputato Giovanni Monchiero. Prego, deputato Monchiero. Grazie, Presidente. Ma la legge oggi in esame risolve un problema non più rinviabile, quello del riconoscimento di forme di convivenza fra due persone maggiorenni unite da legami affettivi e non inquadrabili nello schema della famiglia tradizionale fondata sul matrimonio. Il fenomeno non è marginale e non riguarda solo coppie omosessuali, perché i conviventi eterosessuali che non intendano, per le ragioni più varie, contrarie al matrimonio sono oggi numerosissimi. La legge non poteva ignorare questa realtà e disciplina entrambe le situazioni. Per le coppie omosessuali che vogliono accedere ad un insieme di diritti e doveri simile a quello delle coppie sposate è previsto l'istituto dell'unione civile. Per tutti coloro che seguono la via della convivenza di fatto, la legge riconosce alcuni dei diritti previsti per i coniugi e per i membri dell'unione civile. La Corte Costituzionale aveva in passato costantemente affermato che la convivenza amore uxorio è diversa dal vincolo coniugale e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne la necessità di una parificazione di trattamento, e che tuttavia l'unione di fatto è formazione sociale meritevole di tutela. Le unioni omosessuali possono dunque trovare riconoscimento e garanzia come formazioni sociali, e la Corte Costituzionale ha più volte sollecitato il legislatore ad intervenire con una disciplina che regolamenti le unioni tra persone dello stesso sesso, in modo da garantire a queste ultime il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi, nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Così la sentenza numero 138 del 2010, che ha comunque 6 anni. Coerentemente con l'elaborazione giurisprudenziale, il provvedimento in esame prevede appunto l'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, qualificandola quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, recependo le indicazioni della suddetta pronuncia ed eliminando ogni riferimento con l'articolo 29 della Costituzione che riguarda invece la famiglia. Viene così colmata la distanza che ci separava dal resto dell'Europa, dove quasi tutti gli Stati hanno disciplinato la materia. Né si può dimenticare che nel luglio dello scorso anno la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, nell'ambito del caso Oliari ed altri contro l'Italia, aveva condannato il nostro Paese per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. La soluzione prescelta si ispira a quella adottata in Germania e, facendo tesoro della giurisprudenza delle corti internazionali, assume il modello delle unioni civili e dà vita ad un nuovo istituto giuridico da applicare alle persone dello stesso sesso, che per molti aspetti ricalca il matrimonio senza tuttavia costituirne formale clonazione. In pratica, il comma 20 estende ai membri delle unioni civili le medesime prerogative previste per i coniugi, con la sola eccezione delle norme del codice civile non menzionate nella legge attuale e l'eccezione sempre della legge sulle adozioni. Noi esprimiamo piena condivisione di questo tipo di soluzione e crediamo che bene abbia fatto il Senato a stralciare dalla norma oggi in esame le norme che riguardavano la cosiddetta stepchild adoption, che avrebbe incoraggiato il ricorso a pratiche illecite come la maternità surrogata, pratiche alle quali il nostro gruppo ha espresso totale contrarietà anche nel dibattito svoltosi in quest'Aula la scorsa settimana. Riteniamo che il tema complesso delle adozioni vada affrontato in modo organico,
con uno specifico provvedimento che disciplini ex novo la materia, ridisegnando i confini del ricorso all'istituto giuridico dell'adozione tanto per le coppie sposate che per quelle che saranno normate dalla proposta di legge oggi in esame. Come già sottolineato, il provvedimento in discussione non si riferisce solo alle coppie omosessuali, ma anche a quelle etero legate ad un progetto di vita fuori dallo schema classico del matrimonio. La minore propensione al matrimonio è strettamente correlata ai mutamenti sociali intervenuti negli ultimi decenni e ad articolare i percorsi familiari oggi la diffusione delle unioni libere, che in alcuni casi rappresentano una fase di preludio al matrimonio, ma che possono anche ricoprire un ruolo adesso del tutto alternativo. Le statistiche ci dicono che le convivenze more uxorio tra partner celi bienubili arrivano a 641.000 e sono 10 volte quelle di un ventennio fa. I dati sulla natalità confermano che più di un nato su 4 ha genitori non coniugati. Per quanto attiene quindi alle convivenze di fatto, i diritti e i doveri delle coppie sussistono, come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza, per il solo fatto della convivenza. Non si è inteso quindi trasformare queste convivenze di fatto in convivenze di diritto, come lamentato in quest'Aula ieri e oggi dal collega Bandelli, ma quanto piuttosto regolamentare in via legislativa i diritti e i doveri della coppia, evitando così di demandare questa materia esclusivamente all'interpretazione giurisprudenziale. Il testo elenca tutta una serie di situazioni meritevoli di tutela, dal diritto reciproco di visita in ospedale o in carcere a quello di ottenere informazioni personali normalmente coperte dalla privacy, dal diritto a succedere al convivente nel contratto di locazione all'accesso alle graduatorie di assegnazioni di abitazioni popolari. L'elenco è lunghissimo, ve lo risparmio, anzi credo che tutti l'abbiate letto. Si tratta comunque, anche in questo caso, di una norma quanto mai opportuna che accomuna tutte le convivenze, sia quelle etero che quelle omosessuali. È un provvedimento, quello che oggi abbiamo in esame, che rimette il nostro Paese al passo con le altre democrazie occidentali sul terreno non secondario del riconoscimento dei diritti individuali. Per questo Scelta Civica lo voterà con convinzione. Sì, grazie. Allora, prima di dare la parola al prossimo iscritto a parlare, c'era il deputato Totaro, a cui do brevissimamente la parola, prego, per una comunicazione. Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, nel preannunciare il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia consegno la nostra dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Sì, grazie. E allora adesso invito a parlare il deputato Rocco Buttiglione. Prego deputato. Grazie signora Presidente. Signora Presidente, onorevoli colleghi, spero che voi perdonerete a un collega notoriamente bigotto come me se inizio il mio intervento con una citazione di San Tommaso d'Aquino, che una volta ha scritto: «Facilius pervenitur ad veritatem ex errore, quam ex confusione». È più facile arrivare alla verità partendo dall'errore che non dalla confusione. E di confusione, a proposito della legge sulle unioni civili, ce n'è tanta. Io vorrei cercare di fare un poco di chiarezza. Sullo sfondo di questa legge ci sono due questioni.